Allora, è una partita bella, equilibrata, una partita che poteva finire in tutti i modi e non sarebbe stato un furto né come andata né se avessimo vinto. Direi che noi per 30 minuti siamo stati in grande sofferenza, abbiamo sicuramente sofferto in fase di costruzione di gioco. Devo dire anche a livello difensivo, sempre un passettino indietro, sempre senza con l'attenzione giusta nelle cose che volevamo fare, ma senza la giusta aggressività e senza la giusta determinazione. E anche se devo dire, è chiaro, a metà campo la squadra di Iesi è una squadra che ti può mettere in difficoltà in tante situazioni, quindi era chiaro che era plausibile e preventivabile che comunque in difesa sarebbe stata una partita molto difficile per noi. E poi nel quarto quarto invece siamo riusciti a fare quel passo avanti che non avevamo fatto nei primi 30 minuti. Alternare la difesa a uomo con la zona ci ha dato dei frutti e siamo riusciti a servire i nostri punti di riferimento offensivi con un pochino più di continuità, siamo riusciti a mettere la testa avanti, poi insomma nel finale punto a punto ha vinto Iesi e devo dire noi abbiamo fatto un paio di errori, un paio di tiri aperti sbagliati. E poi comunque alla fine abbiamo messo nelle mani dell'uomo che volevamo attaccasse in quel frangente, però ecco, abbiamo sbagliato, quindi niente da recriminare, abbiamo fatto una partita solida, una partita sicuramente un passo avanti rispetto all'ultima trasferta di Barcellona. Eravamo in grossa emergenza perché ancora persiste l'assenza di Saccaggi, alla quale si è aggiunta quella di Antonio Gres, che per noi era un punto di riferimento offensivo molto importante, quindi da questo punto di vista ovviamente c'è la soddisfazione di essere comunque andati a un pelo dalla vittoria nonostante queste difficoltà, quindi guardiamo al futuro con fiducia dall'alto della nostra ottima classifica e ovviamente dispiaciuti per la sconfitta, ma consapevoli che vincere qua oggi sarebbe stato un grande risultato, non ci siamo riusciti, ma andiamo via comunque con l'idea di aver fatto una buona gara.